lo schieramento dove i team stanno ultimando gli ultimi controlli sulle moto. Tra poco quella Silverstone. Partirò in prima fila al terzo posto, però in gara il ritmo non è buonissimo, non è buonissimo. Allora dura assolutamente anche per la sprint e media dietro. I piloti sono schierati in griglia con Marc Marquez pronto. Sempre in pole Marquez. Partenza grandiosa. Il problema non è adesso, è dopo nel ritmo gara. Vengo risucchiato nel traffico, non voglio stare nel traffico. Ah, Marquez, non riesco a batterlo. Ha già, cos'ha, 60 punti di vantaggio. Parte sempre in pole. Poi grazie a me che la Honda è migliorata negli anni, cioè nelle stagioni. È un buon livello, non come Ducati, ma non è la Honda di adesso, diciamo, nella verità. Ah no, ok, ma... fare così, sennò il mondiale è già finito. No, ma che palle! Devo tenere vivo il mondiale.
Che coglione che sono, madonna. Guarda come cazzo sono entrato qua. Che curva di merda che ho fatto qua. Quanti avvertimenti ho ancora? Due, mi prendo l'ultimo rischio. No, lo faccio l'ultimo giro. E poi c'è anche l'obiettivo di recuperare su Vignales, adesso sono meno 31. Tanto non li prendo, comunque mi tengo il podio. Pensavo peggio comunque. Bene, terzo. Peccato quell'errore là dove ho usato il rewind. Mentre i piloti continuano una gara di rientro, pulita. Vediamo insieme. I piloti stanno cercando. Stessa storia, di la concentrazione. Dura. Ah, prima no, dell'inizio però. Della gara. Ai, 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 dura. Il sole splende, non c'è sì, traccia sì. Di una nuvola. Guarda, con 4 giri la media era andata, la media questo dietro. Questo circuito ha caratteristiche uniche e Marc Márquez ha dimostrato di saperle interpretare meglio di tutti. È lui a partire dalla pole nella gara che partirà tra pochi istanti. Non bene, non bene. Thank you.
prendere la scorciatoia, perché qua perdo troppo terreno. Prendo un avvertimento e basta. Tanto poi loro vincono, che sono più veloci. Qua è la zona dove soffro, settore dove faccio fatica, mi rimontano tutti qui, ma com'è possibile? Dritto per dritto qua, dai che li rimonto. Secondo avvertimento.
Sì, ma tanto mi ripassano quando nella parte centrale dove faccio fatica. Non posso adesso farlo perché ne rimangono due e mancano tre giri. Cioè, dopo questo altri due giri. Guarda che merda. Vabbè, non ho più gomme. Loro invece sembra che c'hanno le gomme nuove ancora, vabbè.
avevo guidato bene, avevo guidato bene. Fino adesso. Guarda, adesso devo rifare la frenata. Sì, perché ho le gomme andate. Vabbè, dai. E boh, alla fine la qualifica, a meno che non succedano cose strane, parla chiaro, cioè la qualifica. Primo Marquez, secondo Vignales, terzo io, e così finisce la gara. E buona alla prossima gara, ciao a tutti! Tra pochi minuti i primi tre piloti raggiungeranno il podio per la metà. Prendiamo la linea dal parco chiuso dove è appena arrivato anche il terzo classificato. Questo è un podio che fa bene al morale di tutta la squadra e conferma che il pacchetto moto-pilota è davvero competitivo. Nonostante non ci sia nessun altro pilota in griglia ad aver vinto quanto lui, la sete e la fame di vittoria di questo ragazzo sembrano non placarsi mai. Sul gradino più alto del podio c'è ancora Marc Marquez. Bella gara, Marc!